Tieni uguale, se non sbaglio. Mettiamo già i legni di protezione perché non voglio che i cani si facciano del male. Uno qui così si vede. E non si appoggia neanche il legno. Le mie ragazze mi hanno portato il filo. Stavo saltando, beh, poi torno indietro qua, sì, così posso lasciarlo intero. Allora, quello là era da spostare di un paio di centimetri. Più o meno, sì. Vediamo. Perché mi piacciono abbastanza regolari le cose. Quindi questo, se non sbaglio, qui dava 48 anziché 50. Infatti questo deve aprirsi di 2 cm in qua, però poi adesso cosa ho fatto? Adesso praticamente però ho fatto la stupidata. Sì, è giusto, perché poi diventa 80, perfetto. Perché adesso fa 82, va 80. Benissimo, 2 cm viene in qua quello lì, che sembrano niente, ma sulla lunghezza capisci che va così in imbuto, mi piace poco. Sempre le protezioni, perfetto. Adesso fa 50, di qua fa 80, va benissimo. Adesso mangia un po', paga l'occhio, quantomeno, come si dice quando lavoravamo, paga l'occhio, paga l'occhio. Ok, allora abbiamo 3 strisce, di cui una più corta, che abbiamo detto per via del passaggio, e queste due invece sono da frazionare ancora. Adesso il frazionamento, da un altro senso, dei 2 metri lo faccio dopo, quando si fa il lavoro in se stesso della costruzione proprio del... del giardino proprio. Bello. Ora, i miei cani sono curiosi di capire cosa sto combinando. Mi immagino, perché insomma alla fine... anche loro, qua ci sono radici di ogni tipo. Adesso
il lavoro di questa mattina, che faccio un po', qualche oretta così, è la bonifica dei pezzi dove poi dopo dovrò andare a mettere il compost, che non ho perché non ce l'ho. Quindi inizialmente presumo di iniziare a lavorare con questa superficie così e piano piano andare poi ad aggiungere quello che sarà necessario. Vedete, adesso ci sono tutte queste edere qua, qui cresce l'edera e ha fatto, adesso poi lavorando noi sopra ho schiacciato dentro anche più cose. In teoria non voglio fare una lavorazione del terreno, ma molto probabilmente prendo una parte di questo a bordo, vedi, guarda, guarda che roba, poi questa roba qua deve essere tutta compostata e un domani si trasforma ancora in altro oro nero, però inizialmente qualche problema ce lo dà. Ogni tanto guardo se fuma bene il camino, se no mi avvicino a casa e metto un pezzo di legno nella stufa, tengo la stufa accesa, problemi non ne ho. Quando voglio di ritirarmi mi ritiro. I cani stanno giocando, non ho padroni, soprattutto, e ho dato una priorità alla realizzazione di questo primo orto, proprio di questa prima parte di orto, proprio perché non posso più non autoprodurmi il cibo. Quindi non è una questione di visualizzazioni, di visual, di clickbait, di quello che volete, è una questione di prima mi faccio la mia insalata, prima inizio a mangiarmela, il che la dice lunga, perché io voglio comunque autoprodurmi anche poi una bella sfilza di semi che arriveranno poi anche da qui, perché poi dopo andremo a vedere se qualcosa mi va a fiore. Adesso poi vediamo, quando si sveglia la natura vediamo quanta edera si è ripresa. Debellare l'edera praticamente è un'impresa che penso che, non dico che è impossibile, ma quasi, è peggio della canna di bambù. Qui non la vedrete mai, se la trovo la fermo in tempo. Le canne di bambù qua non le vedrete mai, non le sopporto. Là in casetta avevano fatto un macello, la parte del bosco, si stanno mangiando il bosco. Adesso io voglio fare così, anche se è contro il mio no dig, diciamo che in linea di massima io non vado a guastare la parte dove intendo lavorare, ma devo prendere una parte del terreno sui passaggi e buttarmela dentro. Guardate che sottosuolo di radici che c'è, praticamente c'è una ragnatela anche sotterranea di radici dell'edera che si è distribuita per tutto il giardino. E pazienza, non vado sotto molto, Avevo qui la fresa,
La Freddo gli davo una fresata davvero. Portavo su BCS, gli davo una fresata in mezzo e mi recuperavo tutte le zolle così, già fresate. Ah, che roba che viene fuori, non lo so, adesso lo faccio, adesso magari tra un attimo cambio idea e mi fermo. Perché qui stiamo riseminando praticamente tutto quello che è sotto. Comunque terreno molto argilloso. Molto argilloso, direi che c'è sull'argilla qua dentro. Radici ne abbiamo tante, quindi stiamo liberando troppo carbonio in aria e non so se ne vale la pena a questo punto di... Perché comunque su lì, una volta che io ho tolto una fetta di terra e passata all'interno dell'aiuola, poi lì cippavo e buttavo comunque il cippato che inizia la sua trasformazione, per poi arrivare dopo a decomporsi in quel posto e poi passare dentro nel cassone volta per volta. Sostanzialmente questo orto nasce così, nasce da un'idea che ho avuto così. Tanto si decompone comunque sempre la parte dei sentieri e di conseguenza una volta che la parte dei sentieri si è decomposta torna ad alimentare il cassone stesso. Oltre chiaramente ad avere il compost standard tradizionale che si farà comunque nelle compostiere. Quindi il concetto di base è quello. Così vi ho detto in grosso modo cosa intendo fare. Io voglio tirare via solo un piccolo strato superficiale, passarlo di là e poi usarla come vasca, questa. L'edera la bonifichiamo, così anche. Sto facendo una cosa corretta dal punto di vista, diciamo, del terreno, del suolo, perché in questo momento io sto interrompendo tutta la comunicazione che c'era tra nel suolo stesso, quindi gli sto guastando adesso con la pala la loro rete internet che hanno queste piante. Poi si riforma nel momento in cui noi andremo a fare un vero no dig, torna tutto a posto. Quindi non preoccupiamoci, però io questa roba qua in cosa devo tirarla comunque via, perché qui era un bosco e torna bosco, se no. Una grossa parte va bonificata in questo modo, altrimenti torna comunque ad essere un bosco, come lo era già prima. Non è positivo questa cosa. Allora, vedete, qua c'è una rete internet di collegamento delle varie piante, sono anche non solo le edere, ma sono anche le radici più superficiali di altre piante che già c'erano, che magari sono state tagliate, fatte. Comunque considerate che qui va già bene se non tiro fuori qualche cadavere da questo posto. Allora, vado avanti, stacco la telecamera, soprattutto mi tolgo il microfono addosso perché mi dà fastidio fiatare dentro nel coso mentre racconto. Il concetto è questo, adesso poi lo vediamo fase per fase. Io vado avanti un pochino finché non ho voglia di tirarmi in casa. Oggi vedo come gira il tempo, spero che non si sporchino molto i cani fino a tirarli in casa prima che piove, che preferisco. Andiamo avanti, la forma è questa, una prima fase, siamo su un 6x6 grosso modo. Poi deve andare tutto avanti di là, là c'è la baracca da tirare via, ci sono tanti lavori da fare, quindi si procede in questo modo. A dopo.
L'ora della zuppa. Mi muratore, pianto la cazzola, io dove mi trovo. Andiamo cani, ora della zuppa.